Ecco come scendo dal letto, cioè in realtà non scendo, uso questo rampino, si può chiamare rampino, uso questo rampino e ogni volta trascino la sedia verso il mio letto. Ok. Ragazzi, ci tenevo a ringraziare Gaia tantissimo per questa fanart che mi ha fatto, bellissima, col mantello tutto rigirato. È la riproduzione della mia skin, della statua che avevo fatto all'incontrario. Grazie Gaia, continua a fare perché sono bellissime. E poi My Life for My Devil che mi ha fatto questa bellissima fanart dove mi hanno tolto la faccia perché sono bruttissime, quindi è meglio vedermi senza faccia. Ciao ragazzi, qui Loki, bentornati in un altro episodio della nostra Vanilla. Ragazzi, se siete nuovi e siete drogati di Vanilla, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace. Ho visto moltissimi dei vostri commenti perché io li leggo tutti e mi avete detto in moltissimi, perché non carichi quella nuvola di energia elettrica tipo quella glowstone nei vetri gialli? Ragazzi, questa è la... Veramente, a parlare di energia elettrica mi viene un male dentro, perché è la terza volta che io faccio questa registrazione. Infatti sul mio gruppo Telegram l'ho detto. Ho registrato questo episodio 3 volte, arrivo sempre alla fine e va via la luce. Il bello che erano le 7:30 e le campane facevano ding dong dong ding dong dong ding doom. Si sono spente le campane. Comunque, volevo farvi vedere prima di tutto la Batcaverna, che me l'avete chiesta in molti. Questa qui è la Batcaverna e questo qui è solamente l'entrata, infatti da qui si vede che è la cascata bellissima. Poi prendendo il carrellino si va giù 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 giù, e come avevo fatto nella scorsa Batcaverna si va qua sotto e si arriva alla Batcaverna, che però devo ancora costruire. Qui ho fatto il simbolo di Batman, come avevo già fatto. Lì c'è la stanza di Tizio. Poi questi qui sono numeri che poi vi spiegherò pian pianino. Sarà super organizzata questa Batcaverna, solo che mi manca l'argilla e devo ancora finirla. Qui ci sarà un computer dove metto tutti i progetti. E così si esce. Oddio, che bello, raga. Mi sto rinnamorando della mia Batcaverna. Rifarò tutti gli episodi temati tipo Batman, sarà bellissimo. Mi raccomando ragazzi, scrivete hashtag Lampo e scrivetemi cosa fare nel prossimo episodio. Purtroppo in queste settimane non ci saranno più gli episodi troll, perché dovrò ricostruire tutti i lampi vecchi che dobbiamo rifare, come ad esempio il lampo l'abbiamo ricostruito, però meglio. Infatti oggi, vi avevo detto nello scorso episodio, rifacciamo il rampino e lo facciamo veramente una cosa fighissima. Adesso ve lo faccio vedere un secondo. Oh mio Dio, Loki è in creativa! Oh mio Dio, Loki si citta le cose! Allora ragazzi, questo è un mondo che io uso per fare i miei progetti, anche il lampo. Io l'avevo già costruito, quindi l'ho costruito 2 volte. Ho fatto vari tipi di rampino. Allora, questo rampino qua, poi ho fatto questo rampino qua, e poi ho fatto questo rampino qua su una possibile pecora. Solo che avevo paura che gli animalisti venissero sotto il mio video a dire: ah, maledetto! Questa dovrebbe essere la pistola, che poi la faremo meglio, ovviamente. Però dovrebbe essere una cosa così. E queste qui sono le munizioni che avrò qui in tasca. Tipo questo qui, il deodorante, però lo metto. Perché è bollente? È vicino alla candela. Cioè, ho dovuto accendere le candele perché veramente è andata via la luce per non so quante ore. Sono triste. Andremo a fare questo braccio qui, tra l'altro in timelapse, perché mi avete detto che lo adorate e sembra molto professionale come cosa. Però io non sono professionale, cioè guardatemi. Andremo a mettere questo braccio in orizzontale e qua dovremo fare una pistola, però all'incontrario di come l'avete già vista in creativa, perché sono a testa in giù qua, sono stupidissimo. Ritapperemo questo coso, distruggeremo tutti questi ponti bruttissimi e faremo un rampino lì sperando che piu, non sparino fuori le pecore. E niente ragazzi, faremo un rampino. Ragazzi, io direi che possiamo già far partire il timelapse dove distruggo tutto, perché voglio farvi vedere esattamente tutto quello che farò nella Tabicraft. Sto cadendo. Ok ragazzi, abbiamo distrutto tutto. Che novità, per la terza volta. Perché è la terza volta che registro. Mannaggia, secondo me, oh, da quando ho messo il lampo mi sta andando sempre via la corrente in casa mia. Non so se è una coincidenza, ma non ci credo a queste cose. Allora ragazzi, quello che dobbiamo fare adesso è distruggere tutto questo braccio qua. Il mio povero braccio. Tra l'altro ragazzi, ho il mignolo, veramente. Questo mignolo qua prima era bordeaux. Perché per distruggere queste cose, cercare di non cadere, perché io ovviamente faccio le cose alla grande, tutte in cielo, devo sempre stare attento a non cadere, perché sennò muoio. Quindi ragazzi, di là. Hashtag lampo ragazzi, mi sono dimenticato. Grazie temporale che mi ricorda di
Stavo dicendo, vi lascio il timelapse. Hashtag lampo, sì, ho capito. Andate via la corrente. Ok ragazzi, a questo punto dobbiamo fare il braccio in orizzontale e dobbiamo stenderlo, dato che il braccio insieme alle gambe e cose così sono lunghi 12 blocchi, quindi dovremo estenderlo per 8 blocchi, siccome il braccio già ne comprende 4. Sempre soffro di vertigini. Aiuto, ho paura di cadere. Adesso ragazzi dobbiamo cercare di costruire la pistola, però all'incontrario. Ed è un bel problema. Per premere il grilletto ci vuole l'indice. E lo so, le skin di Minecraft non hanno l'indice, però non glielo facciamo lo stesso. Non sembra un indice, lo so. Dovrebbe esserlo, che deve premere il grilletto. Quindi qua ci sarà il nostro grilletto. Questo sarà uno spazio vuoto. Questo qui è dove ci sarà il nostro grilletto, che è semplicemente una leva che fa da grilletto. Beh, insomma, più che ovvio. Ok, adesso dobbiamo fare che la qua è largo 2, in modo che noi riusciamo a passare col minecart senza farci del male. Velocizzo tutto e poi vi faccio vedere una cosa molto particolare. Ok ragazzi, vi sto parlando della panna di male, mi spara fuori. Ok, adesso d'ora in poi dovremo buttar fuori proprio il filo che fa... È vero, potrei fargli fare... no, poi mica si possono fare le montagne russe su Minecraft. Adesso facendo così si dovrebbe uscire da... Vediamo... Dal mio braccio? Oddio. Si esce dal mio braccio, veramente. Che figata! E poi andiamo sulla testa. Dai, aspetta, 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 lo costruisco. Troppo strano che esco dal mio braccio. Oddio. Vabbè, prima uscivo dal mio cuore. Ragazzi, mi è venuta troppo bene. Che è successo? O mi va via la corrente o mi va via la connessione. Allora ragazzi, l'ho sistemato un pochino dopo che mi è caduta la connessione. E dovrebbe venire così. Cioè, vorrei fare proprio la munizione là, quella che avevo fatto vedere. Il problema è che non mi ricordo come si costruisce. Quindi devo tornare un secondino nel mondo in creativa. Il bello è che con questa pistola mi sono creato un bel ponte per passare sulla cascata. Ok, allora gli dobbiamo fare sulla tasca del pantalone, qui come se fossero in cintura. Allora servono due muretti, due blocchettini di ciano, le sbarre di metallo che mi sono dimenticato, e il vetro ciano. Ok, siamo arrivati, adesso saliamo di uno. Qui ci saranno i due blocchi di diamante, che saranno le cartucce del nostro rampino. Perché dentro il diamante c'è il rampino, ovviamente. Qui ci sarà il vetro ciano che lo rinchiude, così. E i muretti che devono stare, allora... Questo qui bisogna chiuderlo così. E poi il muretto sopra. E poi il muretto sotto. Raga, queste cose me le sono inventate io. Pian pianino, in creativa, ti inventi le cose. Oh, ma che bella la munizione lì del nostro, della nostra pistola. Che figata. Poi magari sta pistola la riempio tutta di diamanti. Che bello. Uno zombie villager. Lo devo catturare così che posso ripopolare anche questa zona. Allora, teoricamente mi sembra che per non farlo despawnare gli debba dare un oggetto. Vediamo se prende questo. L'ha preso! Quindi praticamente se loro prendono gli oggetti non possono despawnare. Il problema è che adesso me lo devo portare da qualche parte. Ma secondo me... Aia! E c'è l'aimbot. Secondo me mi segue in acqua. Ma che bravo! No, l'altro non lo voglio però, eh. L'altro non lo... No, togliti che sennò rischio di prendere te. Bravissimo. Ok. Allora, questo qui lo rinchiudiamo qua. Che ne avevo già rinchiuso uno, però non avevo... non riuscivo a dargli l'oggetto. Questo invece l'ha preso, bravissimo. Allora, gli scavo una bella trappolozza qua. Così. Bello largo, 3, almeno fa quello che vuole. Ok, vieni. Oh, c'è finito da solo, ma sei bravissimo. Copriamolo, attenzione, dovete coprirlo, perché sennò lui è stupido. E di giorno dice, oh, che bella giornata. E brucia. È stupido. Brucia. Basta. No, mi è caduto. Mi è caduta la cera, c'era la cera. Allora, mi serviva un po' di lana grigia, chiara. Ma non pensavo che la finissi così in fretta. Posso fare un po' di colorante grigio, chiaro, ma non so quanto mi basti, ce ne ho 6. Allora, potrei darla a queste pecore qui.
e tosarle. Allora, partendo da qua, questo coso qui dovrebbe sparare un rampino. Il problema è che non arriveremo mai con la lana che abbiamo fino là in fondo. E su questa corda del rampino, noi ci andremo a mettere le rotaie. Intanto facciamo tutto il percorsino, vediamo se ci stanno bene. Sì, oh, che bello. Allora, dovremo salire di un bel po' di blocchi, diciamo. Vorrei farlo in timelapse, ma tanto adesso finisco la lana, quindi non servirebbe a nulla. Ragazzi, mi sa che passerà un po' di tempo. Posso farvelo vedere in timelapse perché ho preso abbastanza lana, diciamo. Ok, ragazzi, siamo riusciti. Ogni due salivo. Quindi è stato veramente difficile. Ragazzi, l'ho dovuto rifare un bel po' di volte perché non capivo. Anche in creative l'avevo fatto sul mio server, sull'altro mio server. Ed è veramente difficile, cioè non si capisce quando bisogna andare, quando no. Ve lo faccio vedere un attimo come sta venendo. Che bello. Con la mia pistola che spara, bam! Adesso qui dovremo costruire un bel rampino. Allora, il problema di questo posto, qual è? È che qua da qualche parte, ecco appunto, ci sono le pecore. Quindi dovremmo riuscire ad andare sotto le pecore. Ok, ragazzi, allora si può passare alla prossima fase. Cioè, dobbiamo costruire il rampino che viene sparato fuori da questa mano. E per farlo, qui ho dovuto fare un po' di spazio perché sennò andavo a colpire le pecore. È tutto un casino sto posto, lo so. Non vi mettete anche voi, per favore. Non ci mettete anche voi, che è difficilissimo già fare sta cosa. Adesso dobbiamo far sì che questo qui venga in fuori. Per così. Uno, due e tre. Ok. Adesso di un altro così. E dobbiamo fare così per tutti i lati. Poi, ragazzi, guardate il tocco di classe. Questo è il tocco di classe. Guardate, eh. Per far sembrare che sia proprio un rampino. Sbam, con lo spuntone. Troppo figo. Ok, ragazzi, allora abbiamo finito anche il rampino. Adesso ci serve un po' di ferro e dobbiamo fare le nostre sbarre di ferro. Eccole qua. Che ci servono anche per quello là, le munizioni. Dobbiamo bardare le munizioni con le sbarre in ferro. Adesso tu dici, Loki, cosa te ne fai delle barre in ferro? Con le barre in ferro fai questo. Uno di qui, uno di qui. Potrei fare questo percorso qui tipo a zigzag. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assolutamente togliere il rumore delle pecore. Lo odio il rumore delle pecore. E dobbiamo andare a fare quell'effetto, diciamo, quell'effetto di terra che viene distrutta. Adesso voi mi dite, Loki, ma che cavolo stai dicendo? Avete anche ragione. Mettiamo della terra un po' sparsa a caso, tipo così, e togliamo tutta questa qua. Tu dici, Loki, ma sta volando la terra? Sì! Lo so, è fatto apposta. Adesso ci lavorerò un po', ve lo faccio vedere sempre col timelapse. Ok, ragazzi, abbiamo costruito finalmente il nostro rampino. Solo che mi sono appena ricordato che lo volevo fare con i blocchi di diamante. Quindi adesso dobbiamo ritornare a prendere i blocchi di diamante nella nostra Ender Chest. Ecco qua. Ok, non tutti perché se muoio, faccio qualcosa, li brucio nella lava. Anche se qui ho fatto apposta a non mettere la lava, se no devo rifare un altro video con scritto "ho perso tutto". E diciamo che non mi andava molto. Ho preso questa, diciamo, precauzione. Di non lasciarli tutti lì e metterli nell'ender chest adesso. Questo qui di diamante, anche il blocco di diamante più brutto e inutile mai visto, cioè in tutta la vita. Non si vede lì sotto, però va bene. Allora, il nostro rampino diciamo che è venuto molto bene. Forse avrei dovuto usare il vetro. Mi sembra che volevo usare il vetro invece che queste sbarre di metallo. Non mi ricordo più. Proviamo a usare il vetro? Raga, viene bene anche col vetro, non lo so. Questa base sta venendo sempre più bella. Adesso questo coso qui rosso dovremo accenderlo mettendo delle torce di redstone sotto a questo filo. Facciamo così, vado a mettere le mie sbarre di ferro là sopra e poi penso che abbiamo... No, devo tappare anche quello! Che pizza. Raga, devo tappare anche il mio buco gigantesco nel petto, quindi... Ci rivediamo tra poco.
Adesso invece dobbiamo distruggere tutto questo casino giallo. Perché diciamo che dovremmo spuntare da lì noi adesso. Non mi ricordo. Ah no, da lì! Oddio! Noi siamo lì in basso praticamente adesso. E niente, devo tappare tutto. Singhiozzo. Vaffanculo, che spavento! Cioè, quando tu sei concentrato a fare una cosa, no? Tutto in silenzio, non parli perché tanto c'è il timelapse, eccetera, eccetera. Ti arriva sto scheletro di schifo che adesso mi... Ti faccio... Ok ragazzi, allora abbiamo completato tutto e adesso finalmente, cioè c'è un pilastro di pietra qua. Adesso finalmente abbiamo completato tutto il nostro percorso. E vai, abbiamo finito il nostro percorsino attraverso la manica che poi va qua, che oddio, non ci avevo pensato. Ah raga, ho rifatto la munizione ed è proprio lì, bellissima, l'ho bardata con sto coso qui di nero, di lana nera, così che sembra proprio parte del pantalone della cintura. E adesso posso dire che finalmente possiamo andare, guardate un po'. Va attraverso tutto il braccio, poi la pistola e poi tutto il filo. E guardate, adesso prenderemo danno, però ci porterà qua. E finalmente, ragazzi, siamo arrivati e quel coso lì se ne torna indietro e va a rimettersi proprio di là. Si va a rimettere a posto. Quindi ogni volta che noi vorremmo prendere il kart. Questo qui è un piccolo trucchetto, perché se noi adesso prendiamo questo kart e andiamo, guardate cosa succede. Adesso prendiamo un po' di danno, è fatta apposta. Perché almeno senti il colpo del rampino proprio. Oh, ecco qua. Noi adesso scendiamo e questo ritorna di là. Questa era la terza registrazione in cui facevo tutto. Sono molto stanco, però ci tenevo perché voi mi avete dimostrato un supporto magnifico. Cioè, veramente mille mi piace ogni episodio il primo giorno. Sono veramente soddisfatto di come sta andando. Sono soddisfatto che a voi sta piacendo. Ragazzi, ve la faccio vedere un attimo così con la visuale di Angelo. Ciao, Locky! Allora, la pistola a mio parere è venuta molto molto bene. La pistola del rampino. Gli ho fatto anche il mirino. Poi qui ho fatto le munizioni che è bardato da questo coso nero, ci sta tantissimo. Poi qui l'ho sistemato la scala, l'ho fatta molto più precisa, la scaletta, quella corda, così. E niente, raga, io sono strasoddisfatto, mi piace tantissimo come è venuto. Soprattutto il rampino. Nel prossimo episodio, ragazzi, vi ricordo, qui in alto a destra potete votare che cosa succederà. Niente, raga, dall'occhio è tutto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Era un episodio molto semplice, dovevo ritoccare un hashtag lampo che mi avevate già proposto. Mi raccomando, hashtag lampo, scrivete un bel commento e ci vediamo alla prossima. Vanilla. Bella.